questo, questo è un punto da, da chiarire con lo stesso assessore. Vi risparmio l'articolo 3 dal via libera anche alla zona agricola, quindi ci sono gli incrementi volumetrici sia per la parte residenziale sia per la parte degli operatori agricoli anche nella zona agricola, quindi stiamo passando dalla casa a un'altra fattispecie in questo caso. Nell'articolo 4 si ampliano gli interventi agli immobili dell'attività turistico ricettiva, quindi diciamo questo vale per tutti gli alberghi, il 10% nella fascia di 300 metri e il 20% nella fascia oltre i 300 metri, ma poi ce n'è di più, vediamo nel corso della legge, ne vedremo ancora di meglio. E poi ci sono gli interventi di demolizione e di ricostruzione che sostanzialmente hanno premi volumetrici che possono arrivare nel caso del risparmio energetico anche a oltre il 50%, per l'altro 57%, però questi sono interventi un po' più complessi che richiedono concessioni edilizie, quindi interventi proprio di demolizione e ricostruzione in altri luoghi, questi sono un po' più complessi, su questo possiamo aprire una discussione, ma forse non è l'aspetto più preoccupante di questa legge. La cosa curiosa è l'articolo 6 che a mio avviso nella discussione che abbiamo avuto in Consiglio regionale l'ho chiamata, come dire, è un articolo che aiuta le amministrazioni comunali a non rispettare le proprie normative, cioè cosa significa? Che un comune può tranquillamente ipotizzare un incremento volumetrico per un edificio di propria proprietà che deve subire un qualsiasi forma di riammodernamento, però deve fare attraverso una modifica urbanistica di cui dovrebbe avere la facoltà. Allora, per sollevare i comuni anche di questa fatica, cioè di presentare un progetto e di portare il consiglio comunale, anche per l'amministrazione pubblica ci sono le deleghe. L'amministrazione pubblica quindi, in quanto tale, anche senza passare a vaglio di se stessa, quindi di un consiglio comunale, e anche in deroga ai propri strumenti urbanistici. Cioè io sto dicendo che io, che approvo gli strumenti urbanistici, posso non rispettarli, e mi dà una possibilità di non rispettare i miei strumenti, non quelli di un altro, i miei. Quindi anche io, amministrazione pubblica, posso prevedere incrementi del 20% e fino al 30%, come nel caso base, per gli immobili pubblici di mia proprietà. Quindi su quelli ci posso mettere mano pari pari. Vado a volo di uccello per non tagliare. Ecco, a Sorraso vi facciamo un applauso. Grazie, assessore. Facciamo un applauso. Se la Zumis che il confronto lo accetta. Io stavo, Gabriele, pacatamente ripetendoti le cose che in parte abbiamo già detto in aula su alcuni aspetti della legge, in particolare quelli legati ai primi articoli. Però la nostra legge edilizia in Sardegna, oltre a fare le cose che vi ho elencato prima, quindi prevedere le deroghe degli strumenti urbanistici senza un avallo degli stessi enti locali, prevede anche dell'altro. E alcuni di noi, tra cui io, ho avuto modo di dire che il vero cuore della legge sono l'articolo 12 e l'articolo 13. E su questo poi magari darò via qualche domanda e magari daremo subito la parola anche all'assessore, credo Alberto, per una prima replica. Perché gli articoli 12 e 13 di questa legge non parlano più di edificato esistente o certamente non parlano di prima casa, abbiamo visto che gran parte della legge non parla di prima casa, ma certamente non parlano più di edificato esistente. E parlo di altro. L'articolo 12 dà la possibilità, attraverso programmi, piani e progetti di valenza strategica per lo sviluppo del territorio, che è un termine di quelli diciamo abbastanza ampi, e per progetti che perseguono obiettivi di elevata qualità paesaggistica, ecologico, ambientale, urbanistico, architettonica, di prevedere ulteriori edificazioni che possono incidere sul sistema economico, sociale, sull'organizzazione del territorio e sulla valorizzazione dei paesaggi. Qual è il punto di questo articolo? Che forse qualcuno di noi si ricorda la storia della pianificazione urbanistica e del passaggio, per esempio, alla prima fase dei cosiddetti PTP,
ci furono tutta una serie di programmi e progetti concordati tra regione, certamente enti locali, quindi stiamo parlando di programmi che vengono attuati insieme tra ente locale e regione, che questi programmi e piani non rientrano nella cornice del piano paesaggistico, ma sono soggetti semplicemente a una compatibilità sotto il profilo paesaggistico a cura dell'assessorato. Quindi diciamo che noi abbiamo previsto uno strumento che è il piano paesaggistico, e con l'articolo 12 prevediamo uno strumento che, al di là delle deroghe che vi ho già descritto, cioè dei 300 metri che si può costruire, gli alberi che si può costruire, eccetera eccetera, prevedono comunque anche per il futuro e per qualsiasi altro intervento, e anche al di là dei prossimi 30 mesi, perché gli interventi, non l'ho detto con chiarezza, che ho previsto, sono interventi che vanno avviati nei prossimi 18 e completati nei prossimi 30, uno strumento attraverso il quale superare la pianificazione paesaggistica data dal piano paesaggistico regionale, che, lo ricordiamo, è una legge regionale che deriva da una competenza che ci è stata affidata dallo Stato tramite una legge detta codici urbani, che a sua volta deriva dalla Unione Europea. Quindi il paesaggio, che è una competenza dello Stato, viene, come dire, trasferito nella sua gestione e tutela, ma in modo, diciamo, concorrente, concordato attraverso un codice, attraverso un piano paesaggistico. Noi stiamo proponendo la nostra legge un modo per, diciamo, derogare. All'articolo 13 io faccio una serie di cose, diciamo, che oltre a darmi la possibilità di avere le mani abbastanza libere per il futuro, saranno anche il passato. Per esempio, nei comuni dotati di piano paesaggistico comunale ritornano efficaci gli strumenti attuativi approvati prima del piano paesaggistico. Chiaro, credo che siano solo 7 nelle coste, però in quella realtà gli strumenti approvati prima del piano paesaggistico regionale ritornano efficaci, quindi se prevedevano nuove cubature possono essere realizzate. Poi, per chi non è dato di più, perché dobbiamo ragionare su tutti, ritornano efficaci tutti gli interventi previsti negli strumenti attuativi già approvati e convenzionati a condizione che le relative opere di urbanizzazione siano state legittimamente avviate all'approvazione del piano paesaggistico regionale. Cosa significa questa? Che sto intervenendo nelle norme di salvaguardia del PR. Il PR aveva previsto che potevano andare avanti gli interventi convenzionati prima dell'approvazione del piano paesaggistico regionale, alla sola condizione che si fosse prodotto uno stato dei luoghi irreversibile, e nella sua irreversibilità di fatto l'impatto di non andare avanti rischiava di essere maggiore di quello di bloccare l'opera. Cioè si metteva al centro di quella norma di salvaguardia il bene paesaggistico, che è un bene non disponibile, e si prendeva la decisione migliore in rapporto alla salvaguardia del bene. Cioè se quanto aveva fatto era talmente irreversibile si andava avanti, se quanto aveva fatto non era irreversibile ci si fermava e si salvaguardava il bene. Qui di fatto dico basta aver avviato, cioè basta aver aperto una strada, basta aver avviato un'opera di elettrificazione, basta aver cominciato a mettere dei picchetti o paletti spavati. La cosa interessante è che questa norma è retroattiva, quindi anche alcune realtà e alcune opere che erano state bloccate dai giudici, che sono state oggetto di sentenze, poi qui ne parlerà Torre Sanna, perché ne ha alcune che riguardano il suo comune, che è particolarmente soggetto a questa norma, tornano in gioco.